summit politici, manifestazioni, catastrofi naturali. I grandi eventi sono spesso accompagnati dal collasso delle infrastrutture pubbliche di telecomunicazione. Anche in questi casi deve essere possibile per le forze dell'ordine coordinare gli interventi in loco e trasmettere dati a supporto delle operazioni di comando. A questo fine, in collaborazione con i tecnici dell'Arma dei Carabinieri, Selex Communications ha realizzato una sala operativa mobile capace di garantire un efficiente scambio di informazioni anche fra unità che si trovino ad agire in zone prive di copertura radio. A seguito di un sisma, uno smottamento ha bloccato un'importante galleria di frontiera. Mezzi e persone sono rimaste all'interno in situazioni critiche di sopravvivenza, mentre i danni all'infrastruttura di rete hanno interrotto le comunicazioni. La centrale operativa mobile è in grado di raggiungere rapidamente il luogo dell'evento ed è dotata delle principali tecnologie per assicurare agli enti preposti servizi di trasmissione voce e dati anche a banda larga nell'intorno dell'area di interesse. Il sistema Tetra, completamente autonomo all'interno della centrale operativa mobile, garantisce una copertura ad un raggio di circa 8 km grazie ad un'antenna posizionata su un palo telescopico che può essere innalzata fino a 12 metri di altezza. Il sistema è dotato di circa 30 apparati terminali che verranno distribuiti ai diversi soggetti coinvolti nella gestione dell'evento e che saranno mantenuti in costante collegamento fra loro grazie all'ampia area di copertura offerta dalla centrale operativa mobile. Qualora nell'area di interesse esistesse già una copertura Tetra, gli utenti del sistema potranno facilmente essere affiliati alla rete esistente. Normalmente accade che alla gestione di un evento partecipino anche utenti dotati di sistemi di comunicazione non compatibili con l'infrastruttura Tetra messa a disposizione dalla centrale operativa mobile, come ad esempio apparati analogici e telefoni cellulari. È sentita inoltre l'esigenza che utenti telefonici lontani dall'area di interesse possano contribuire alla gestione dell'evento. È il caso di autorità, prefetti, sindaci ed altri ancora. La centrale operativa, all'interno del mezzo mobile, è dotata per tale scopo di un sistema che può conformare in tecnologia IP tutti gli utenti, indipendentemente dal loro standard originario. In questo modo, il coordinatore dell'evento ha la possibilità di inserire nelle chiamate dei suoi utenti nativi tutte le risorse presenti nell'area di intervento. Grazie all'intuitiva interfaccia di controllo, l'operatore è in grado di raggruppare i vari tipi di utenti tramite semplici operazioni di drag and drop. Eventuali utenti remoti, con l'esigenza di entrare in collegamento vocale con chi gestisce l'evento sul posto, possono immediatamente avere una linea di comunicazione VoIP grazie al sistema satellitare presente sul mezzo mobile. È così infranta una delle principali difficoltà in situazioni di crisi o di emergenza, l'impossibilità di comunicare con il resto del mondo. In particolare, il sistema satellitare di cui è dotata la centrale operativa mobile ha la capacità di ricercare automaticamente i satelliti disponibili grazie ad un sistema elettronico di tracking. Questo servizio permette, se necessario, di trasferire tutte le funzioni del mezzo ad utenti remoti, quali centri di controllo regionali o nazionali. Il mezzo è dotato di un sistema di telecamere che possono brandeggiare comandate dall'interno del mezzo, in modo da fornire una visione a 360 gradi dell'ambiente circostante. Le telecamere sono particolarmente efficaci grazie ad un sistema di ottiche speciali caratterizzate da un'elevata capacità di zoom. Se le aree critiche dell'evento non sono visibili dalla sala operativa, si rende necessario l'impiego di telecamere mobili in grado di raggiungere le zone di interesse. Stabilita la copertura, sarà sufficiente collegare le telecamere ad un sistema di trasmissione Wi-Fi per rendere possibile il trasferimento di filmati in tempo reale.
A tale scopo, la centrale operativa dispone di zaini speciali contenenti, oltre al trasmettitore Wi-Fi, un'alimentazione ausiliaria capace di garantire a chi effettua le riprese un'elevata autonomia operativa. Per consentire il collegamento dei dispositivi di ripresa con la centrale operativa, il mezzo è in grado di rendere disponibili nella zona di copertura tecnologie adeguate al trasferimento di flussi video. La soluzione impiegata è quella delle reti autoconfigurabili in tecnologia Wi-Fi, uno standard che può essere impiegato anche per trasferire le funzioni di comando e controllo verso una centrale di crisi eventualmente presente sul luogo dell'evento. I nodi della rete Wi-Fi sono stati inseriti in valigie trasportabili dotate di meccanismi automatici che consentono di posizionarle in modo da massimizzare la copertura radio fornita da ciascun nodo. In tal modo è possibile creare una rete a banda larga in grado di dare copertura per qualche chilometro all'interno di tunnel, metropolitane o bunker. Il mezzo mobile è dotato anche di un sistema di ricezione di immagini video provenienti da velivoli che consentiranno di acquisire una visione d'insieme dell'area di intervento.